21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay con i campionati di calcio che stanno volgendo al termine. Il Monza promosso in Serie A per i playoff di Serie C, la finale sarà Padova-Palermo, finale d'andata a Padova, il ritorno a Palermo il 12 giugno. Per quanto riguarda invece il Pescara, nessuna novità sul fronte bianco-azzurro, ancora tutto fermo, ma vedremo nel corso della trasmissione quale futuro in casa bianco-azzurra. Saluto subito il mio compagno di viaggio qui in studio, Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti voi. C'è subito qualche novità inerente alla Pescara, qualche convocazione? Sì, assolutamente sì, perché continua ad essere uno splendido momento per il portiere Alessandro Sorrentino, che dopo aver partecipato allo stage della Nazionale Azzurra convocato dal CT Roberto Mancini, adesso risponderà alla convocazione della Nazionale Under 20 del CT Alberto Bollini, prenderà parte al torneo dell'Otto Nazioni, prima partita il prossimo 7 di giugno a San Benedetto del Tronto, allo stadio Riviera delle Palme contro la Polonia, raduno il prossimo 3 di giugno a Grottamare. Complimenti ad Alessandro Sorrentino, a te. Allora, abbiamo subito collegati gli amici che resteranno con noi per tutta la puntata, quindi saluto Totò De Leonardis, buonasera Totò. Buonasera a Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Buonasera, salve a tutti. Un saluto a Riccardo Crinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te Enrico. Ben rivisto al nostro Paolo Renzetti, buonasera Paolo. Ovviamente buonasera Enrico, grazie. Ci alterremo con ospiti che entreranno durante la trasmissione. La prima domanda, come quella di lunedì scorso, che weekend è stato soprattutto per questi match delle finalissime? Il Monza che va in Serie A del pescarese Antonelli, direttore sportivo, che batte il Pisa dell'altro pescarese Luca D'Angelo. Per quanto riguarda invece Padova-Palermo, va in finale il pescarese Massimo Oddo, tecnico del Padova, contro il Palermo dell'ex Brunori. Ecco, c'è un po' di pescaresità anche nel Palermo. Che weekend è stato, Totò De Leonardis? Per rotta anche. Anche per rotta, esatto. Anche per rotta, è vero. Ma bella, vincente. Tu per chi ti favi, Monza o Pisa, Totò? Pisa tutta la vita. Ma no, ma soprattutto per l'allenatore, insomma, è una persona eccezionale, tra l'altro uno dei pochi allenatori che sono arrivati a questi livelli dalla gavetta, vuol dire, ha fatto un grandissimo percorso partendo dal basso. Credo che avrebbe meritato, voglio dire, questo di chiudere, di arrivare a questo risultato. Certo, alla fine è poi il campo quello che giudica, e un po' mi è dispiaciuto, voglio dire, anche se il Monza resta la simpatica. Il Monza io lo collego sempre a una delle nostre promozioni a Bologna, quella finale col Monza, quando Bologna era invasa da 30.000 pescaresi e loro erano circa 1.000 più o meno i tifosi del Monza, lo ricordo con simpatia. Infatti, Totò, a fine partita è stato intervistato un tifoso fuori dallo stadio che ha detto: ho finalmente coronato un sogno che ho sfirato nel 1979 con quella finale a Bologna per sì. Pescara. Da quel momento in poi il Monza ha disputato solo campionati di Serie C e anonimi campionati di B. E quindi ieri il Monza per la prima volta è andato in Serie A. Francesco, per chi tifava tra Monza e Pisa? Beh, penso sicuramente scontato per il Monza, in omaggio e anche per una forma di riconoscenza al presidentissimo, a Silvio Berlusconi. Invece Paolo, sono contento Renzetti per lui, sì, e per Gagliani. Allora, invece a Paolo Renzetti e Riccardo Crenco chiedo per Padova Catanzaro, ovviamente le attenzioni verso chi erano rivolte. Paolo. Ma sicuramente per il Padova, perché Padova, come dicevi tu giustamente, è guidato da un pescarese doc come Massimo Oddo, che ovviamente, a proposito di bei ricordi, evoca quella trionfale cavalcata del Pescara che lui guidava, quindi chiaramente il tifo non poteva che essere per Massimo Oddo, e sarà così anche per la finale, perché per un pescarese che purtroppo dispiace, il tecnico del Pisa D'Angelo non è riuscito a coronare il sogno della promozione che credo il Pisa avrebbe meritato. L'augurio, insomma, che un altro pescarese invece possa riuscire
in quella che sarebbe un'impresa, perché quando è arrivato Massimoddo sulla panchina del Padova, il Padova era in evidente, in grossa difficoltà, e ora ecco, ricordiamo anche l'altro pescarese, Marcello Donatelli, che è il vice di Oddo, quindi per rientrare nella sfera abruzzese. Certo. Quindi il tifo non può che essere per Massimoddo e per il Padova in questo caso. Ecco, Francesco prima ha detto il Monza di Berlusconi, però nel Monza c'è ovviamente Antonelli, direttore sportivo, c'era Macin, c'era Mancuso, c'era Bettella, tanti ex Pescara. Riccardo, invece, che weekend è stato il tuo? Un disastro. Guarda, tifavo sicuramente il Pisa perché ho avuto la sfortuna di abitare a Monza per 10 anni e quindi non è una squadra che nei miei... Il Monza è una squadra che io non ho mai potuto sopportare. E quindi ti favo veramente con molto ardore il Pisa. Per quanto riguarda Padova Catanzaro, il Padova per Massimoddo assolutamente, perché è un ragazzo, diciamo ragazzo, anche se ormai non lo è più di noi, e quindi vederlo esultare dopo il gol del 2-1 di questo meraviglioso punizione alla fine partita è stato bellissimo, insomma. Ecco, allora facciamo i complimenti agli sconfitti, a Luca D'Angelo che ha disputato un grandissimo campionato nella quarta stagione a Pisa, però dobbiamo fare i complimenti anche all'altro allenatore Vivarini del Catanzaro, perché anche lui ha fatto un ottimo lavoro in terra calabrese, un Catanzaro ben organizzato, certo si è trovato davanti il Padova, è stata una bella sfida tra due ottimi allenatori che potrebbero... Due partite equilibrate decise da alcuni episodi che hanno portato avanti il Padova, che a un certo momento sembrava in grande difficoltà. Però sarà sicuramente una finale tiratissima tra una squadra che in questo momento sembra stare meglio, parlo del Palermo, e un'altra che però ha i galloni della favorita. Allora, chiediamo subito il pronostico per questa finale. Totò, Padova-Palermo, chi ce la fa secondo te? Ma credo che sia una gara molto equilibrata, sicuramente io penso che il Padova possa farci, ma non sarà una partita che magari potrebbe arrivare anche oltre il 90esimo, perché sono due squadre forti. Non so adesso le condizioni di Brunori, perché l'ultima partita è uscito con qualche acciacco, senso non ci fosse Brunori. Però adesso hanno una settimana di tempo per recuperare. Quindi... Sì, per recuperare. Tra l'altro ti posso dire che a me sta molto simpatico anche l'allenatore del Palermo, Baldini, perché tra l'altro insomma lui ha fatto delle scelte, era arrivato addirittura a lasciare il calcio proprio perché non sopportava un po' questo modo di fare calcio. E quindi credo che sia un ottimo allenatore pure lui, però è chiaro che il cuore batte per Massimo Oddo. Francesco? Su questa finale dei playoff di C? Beh, se Oddo dovesse vincere un altro campionato sarei contentissimo, però credo che per quello che si è visto ultimamente, soprattutto in questi playoff, il Palermo è leggermente nemmeno tanto favorito, tra l'altro c'è la gara di ritorno in casa e se a Padova ci saranno 10-12 mila spettatori, giù se ne saranno 35 mila. Vedo il Palermo favorito. Paolo, Renzetti e Riccardo, siete dello stesso avviso? Paolo? Beh sì, diciamo che sulla carta il Palermo sembra avere qualcosa in più, soprattutto in questo momento, anche diciamo l'entusiasmo di una tifoseria incredibile. Nella partita ultima giocata in casa c'erano oltre 35.000 persone, una squadra diciamo che viaggia a mille. Il Padova ha avuto qualche problemino, qualche difficoltà in più in questa fase dei playoff, ha vinto proprio all'ultimo secondo col Catanzaro, però poi le finali sono delle partite a parte, quindi può succedere di tutto, chiaramente devo ripetermi, io mi auguro che possa prevalere il Padova e possa vincere Massimoddo, che lo merita dopo un periodo per lui non molto fortunato a livello di risultati nelle ultime stagioni. Riccardo, chiudiamo con te, adesso stiamo facendo una breve panoramica sugli eventi di ieri. Riccardo? Sarà una partita molto complicata per entrambe le squadre. Devo dire che anch'io vedo leggermente favorito il Palermo, soprattutto per la spinta che avrà dai tifosi, che
chiaramente non certo li scopriamo noi, la tifoseria del, ci saranno veramente, lo stadio sarà straesaurito, però devo dire anche che anche a Pisa lo stadio era pieno ed era un bellissimo colpo d'occhio, eppure il Monza ha fatto l'impresa. Al Padova servirà una mezza impresa per arrivare alla vittoria finale. Allora, prima di continuare con i nostri discorsi inerenti alle squadre abruzzesi, tra poco entrerà un altro ospite, vorrei chiedere ad Andrea Costantini qualche novità sul Teramo, perché la giornata di oggi era molto importante per il futuro societario. Cosa è successo in breve? È successo che non ci sono stati sviluppi in realtà per quanto riguarda le misure di prevenzione al gruppo Ciacce, c'è stata un'udienza interlocutoria in tribunale, se ne riparlerà a settembre, dunque da questo punto di vista non ci sono stati dei passi in avanti. Cosa accadrà prossimamente? Ci sarà un'assemblea dei soci lunedì prossimo e lì andranno trovate, con il consenso del tribunale e dell'organo amministrativo, andranno trovate le risorse per proseguire l'iter per l'iscrizione della squadra. La situazione è decisamente complessa e insomma al momento non è facile prevedere una iscrizione del Teramo al prossimo campionato. Non tutto è ancora perso, ma certo la strada è molto molto in salita e probabilmente lunedì sarà la giornata chiave. Ecco, perché dici lunedì? Lunedì perché ci sarà questa assemblea dei soci e quindi in quel caso andranno trovate quelle risorse o con un aumento di capitale o sbloccando delle sponsorizzazioni, sbloccando delle risorse che sono di pertinenza di alcune delle imprese del gruppo Ciaccia. Chiaramente per fare questo ci vorrà comunque l'avallo del tribunale. In quella sede andranno discussi questi problemi e quindi o ci sarà un salto di qualità da questo punto di vista, altrimenti il Teramo rischia di non iscriversi al prossimo campionato. Va bene, poi avrete modo di aggiornare i nostri telespettatori nel corso dei TG. Apriamo la pagina Pescara perché sono giorni con tanti punti interrogativi. Quale futuro per la società? Ovviamente non si parla ancora di direttore sportivo e allenatore fino a quando il presidente Sebastiani non farà chiarezza su tutte queste voci che stanno circolando. Totò, ti sei fatto un'idea di quello che sta accadendo, anche se dall'esterno è un po' difficile capire qual è il nuovo punto di partenza, no? Ma guarda, io lo accennavo già la volta scorsa, cioè credo che l'obiettivo fosse prima, lo sia ancora adesso, quello di allargare la base societaria, cioè di avere un gruppo che possa comunque collaborare col presidente, insomma, per rafforzare la società, e per questo credo che l'indirizzo attuale sia proprio questo, che probabilmente il gruppo in grado di entrare qui credo che possa essere quello australiano, perché credo che tra l'altro credo che sia anche quello che ha avuto contatti anche col Sydney nelle settimane scorse, insomma. Se è così, del resto nello stesso Sebastiani l'ha più volte ribadito, cioè sto cercando di vendere, che comunque potrei avere, cioè, qualcuno che affianchi questa società. Credo che sia questa la strada, e credo che sia stato qualche passo avanti, insomma, per cui io penso proprio che sia questo lo sbocco naturale in questo momento per quel che riguarda la nuova gestione. Invece sulle voci che circolano e che ormai fanno un po' il giro negli ambienti sportivi, sull'eventuale direttore sportivo, sull'allenatore, è normale che sono settimane interlocutorie dove non c'è ovviamente nulla di concreto, però c'è la suggestione del nome di Zeman, il nome di Zauri, tanti altri nomi per i direttori sportivi. Ecco Paolo, tu che segui quotidianamente anche per l'ANSA, per il Corriere dello Sport, che idea ti sei fatto e quale futuro immagini a breve termine? Ma io credo che ormai sia abbastanza chiaro che l'avventura di Luca Matteassi e di Luciano Zauri in riva all'Adriatico sia terminata, quasi certamente quella di Matteassi, molto probabilmente quella di Zauri. Ovviamente non entro nel merito
di quelle che potrebbero essere in questo senso le decisioni della società, ma credo che dopo una stagione, quella ultima tutt'altro che esaltante, credo che l'obiettivo sia quello non di ricominciare da zero, ma di cambiare tanto, e quando si decide di cambiare si deve cambiare per tanti motivi, al di là di quelle che potrebbero essere poi le novità a livello societario. Credo che la guida tecnica sia la prima da cambiare per ricominciare da zero e per riportare un po' di entusiasmo. In questo senso credo che non credo che sia un mistero che probabilmente il ritorno di Zeman da questo punto di vista potrebbe essere, potrebbe rappresentare la scintilla per risvegliare l'entusiasmo della tifoseria, o comunque per ripartire sicuramente non come era accaduto lo scorso anno, con qualche muso lungo, con poco entusiasmo, con poca gente allo stadio. Quindi probabilmente se si dovesse fare una scelta in tal senso, riportare un allenatore come Zeman, che pure non avrebbe tutta la piazza dalla sua parte, perché ricordiamo che la sua dipartita tanti anni fa da Pescara non fu accettata di buon grado da molti, però poi il tempo passa, le cose si dimenticano, e dunque credo che in questo momento un ritorno di Zeman con Pavone potrebbe servire davvero per ricominciare da zero, per fare un discorso nuovo, per puntare sui giovani ma con ambizioni, in attesa poi di avere delle notizie importanti e positive a livello societario. Quindi io in questo momento mi sento di dire che probabilmente l'eventuale scelta sulla coppia Zeman-Pavone sarebbe quella più opportuna, anche se ovviamente con qualche rischio, però chiaramente sempre rischiare. Prima di sentire sul discorso Pescara agli altri amici Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco, vado a salutare il primo ospite di questa trasmissione, perché all'inizio della puntata abbiamo parlato delle imprese, dei buoni risultati degli abruzzesi in giro per le varie società di calcio. Questa sera abbiamo il piacere di ritrovare Pierfrancesco Vici, il direttore organizzativo dello Spezia Calcio, che ringrazio perché lo abbiamo rubato ad una cena dopo una ricca giornata di lavoro. Buonasera Pierfrancesco e ben rivisto. Buonasera a voi, ben rivisti. Allora Pierfrancesco, anche per te ci diamo del tu e mi perdonerai, è stata un'annata esaltante, la seconda salvezza in Serie A per lo Spezia. Ecco, per te è ancora un motivo di grande soddisfazione dopo le tante esperienze che hai vissuto in passato, partendo da Pescara, ma poi ricordiamo Grosseto, Brescia, La Spezia, Inter, non so se dimentico qualcuno, però ormai la Serie A la conosci come le tue tasche, almeno per quanto riguarda le tue mansioni. Che stagione, quindi un aggettivo per la tua stagione, qual è Pierfrancesco? Un aggettivo... siamo vicini al miracoloso, nel senso che è stata una stagione sofferta, complicata, iniziata tra mille difficoltà, è stata una stagione in cui secondo me sono usciti dei valori un po' da società, e in questa sicuramente possiamo dirci assolutamente soddisfatti e consapevoli di aver fatto, secondo me, un ottimo lavoro tutti quanti. Ecco, a Pescara la domanda che si fanno in tanti: come fa una matricola a salvarsi in Serie A in questo campionato che sembra riservato solo alle grandi potenze? Invece abbiamo visto in tante occasioni, l'ultima anche la Salernitana, che ha compiuto un autentico miracolo. E qual è il segreto per restare competitivi fino alla fine? È un discorso molto ampio, credo. Beh, sicuramente sì, va anche un po', come dire, soggettivizzato, nel senso che poi ogni realtà ha le sue peculiarità. Diciamo che nei due anni che sono stato qui a Spezia in Serie A, una delle cose che ho notato e che sicuramente è stato un valore aggiunto è stato quello di aver fatto lavorare autonomamente i direttori sportivi. Prima Mauro Meluso, che conosciamo credo tutti benissimo perché insomma, ormai è abruzzese acquisito,
e quest'anno Riccardo Pecini. Ad entrambi è stata data carta bianca sull'operatività del mercato. Io credo che entrambi hanno fatto un lavoro eccellente, non hanno avuto intrusioni di nessun genere, i risultati sono visti. Ecco, penso che il rispetto dei ruoli e soprattutto il fatto di non accampare alibi, non vivere impregnati nella cultura dell'alibi, sono stati due elementi che per noi sono rivelati vitali, fondamentali per l'ottenimento di questi obiettivi. Poi ovviamente ci vogliono bravi giocatori, un bravo allenatore, una proprietà che è organizzata. Tu occupi proprio quel ruolo, il direttore organizzativo contempla un po' tante responsabilità, no? Sì, beh, noi abbiamo avuto la fortuna, io perlomeno, di viverle due di proprietà, una italiana, era quella che faceva capo a Gabriele Volpi, che poi durante la scorsa stagione l'ha ceduta alla famiglia Playtech. E quindi insomma ho visto due modi diversi di approcciare il lavoro, due modi diversi di concepire il calcio totalmente, sono completamente agli antipodi ma sono ugualmente efficaci. Quindi gli americani o gli stranieri che ormai stanno un pochettino colonizzando il calcio italiano stanno comunque portando una ventata di novità e di positività che secondo me noi dovremmo imparare a fare, come dire, dobbiamo farne tesoro e rimettere a fattor comune in tutto il sistema. Oggi allora, il calcio italiano parla, abbiamo tanti amici collegati in piattaforma, sono tanti colleghi, vediamo chi si vuole togliere subito qualche curiosità perché abbiamo per pochi minuti ancora per Francesco Visci. Allora vedo Francesco Di Francesco, subito una domanda per Pier Francesco. Per quello che può essere in modo sintetico per il tempo, la differenza più evidente nel lavoro da parte degli americani e da parte di Volpi, tu hai detto due modi di fare calcio agli antipodi, e sono gli americani veramente così avanti oppure ci sono altre differenze? Che gli americani siano avanti, diciamo, non è una questione che posso dire io, ma credo che sia un po' la storia di quest'ultimo secolo a dirlo, che sono portatori di innovazioni. È chiaro che le innovazioni senza gli uomini non funzionano, quindi dobbiamo far sì che noi diventiamo gli strumenti per cui le loro idee possano trasformarsi in realtà. Diciamo che gli americani, o perlomeno la mia proprietà, rispetto a quella che ha preceduto il suo arrivo, è sicuramente più coinvolta nelle gestioni societarie, le vive più direttamente, sia il presidente che l'amministratore delegato sono molto spesso in Italia, sono costantemente al nostro fianco, c'è un'interazione costante e questo sicuramente ci rende partecipi di quelle che sono le dinamiche aziendali. Quello che invece riguardava Volpi, o perlomeno la gestione dello Spezia prima dell'arrivo della famiglia Playtech, che probabilmente avevano un pochettino demandato a noi la gestione in toto del club e questo in qualche modo ci aveva responsabilizzato di più. In entrambi i casi si sono rivelate due gestioni fortunate. Dottor De Leonardi, si è visto che bella carriera che ha fatto Pier Francesco, sì? È un grande Pier Francesco, faccio i complimenti. L'abbiamo visto crescere, tra l'altro, insomma, fino a questi livelli. Bravo, bravo Pier Francesco. No, una cosa che ti chiederei, tu parli di queste innovazioni, ma io non riesco ancora a capire qual è la differenza che c'è tra la gestione americana e una, cioè qual è sul piano tecnico, sulla costruzione della squadra, sul modo di arrivare a degli utili, insomma, cerca di spiegarvi. Tra l'altro stiamo parlando dello Spezia, che comunque non è una big del campionato, cioè un'ottima società. Ma te lo chiede perché qui sai che circolano voci se dovessero arrivare gli americani, gli australiani o qualche fondo, per questo no, Totò, la domanda è ad hoc. Ma certo, per quello insomma, riferito a quello che può succedere. Che intanto cosa c'è da dire una cosa, che non è che gli americani in senso assoluto lavorano tutti nello stesso modo, insomma. Basta certo. Vedere a Parma i disastri che stanno combinando, quindi se prendiamo loro come esempio direi che non sono proprio quelli più azzeccati. Diciamo che la gestione in generale è che loro sono orientati molto sul business, quindi devono ottenere assolutamente un guadagno dall'investimento che fanno, ma sarebbe sciocco pensare il contrario. Quindi diciamo che quella vena di romanticismo
uno che magari ha attraversato il calcio italiano dei grandi presidenti, penso a Cibilli, a Rozzi, così non ha più ragione di esistere per mille motivi. Però loro di contro ti valutano molto sulla base dei risultati, quindi nel momento in cui non rendi quello che serve, quello che dovresti rendere per arrivare all'obiettivo che loro si pongono, in qualche modo ti pone nella condizione di non essere più utile alla causa. Per cui è un continuo pungolare, un continuo stimolare, un continuo mettersi in discussione che, ripeto, poi se hai gente di qualità che ti sta vicino, ti fa ottenere dei risultati. Ecco, questo secondo me è importante, perché non dimentichiamo che la prima differenza la fanno gli uomini prima delle idee. Allora, chi vuole fare un'altra domanda? Poi c'è Andrea Costantini, salutiamo Pier Francesco. Tra Riccardo e Paolo, chi è che si può? Posso, Enrico? Posso? Prego, velocemente, posso. Sì. Sì, velocissimamente faccio innanzitutto i complimenti a Pier Francesco, gli rinnovo anche gli auguri perché mi sembra che pochi giorni fa ha compiuto gli anni. Yeah. E soprattutto gli chiedo da pescarese, che ovviamente conosce bene l'ambiente di Pescara, insomma, come valuta dall'esterno, visto che si sta parlando di società, quello che sta accadendo a Pescara, e se è auspicabile, diciamo, per il futuro avere una proprietà in toto straniera, oppure avere una proprietà straniera che però inizialmente possa iniziare a lavorare comunque con la presenza anche di imprenditori italiani. Questa è la domanda credo più difficile che si possa fare in questo momento. Ma intanto grazie per gli auguri. Io li ricambio ad Enrico, che oggi fa il compleanno. Grazie, quindi siamo a distanza di 24 ore. Esatto. Oddio, io non è che auspichi per il Pescara una proprietà americana in quanto tale, una proprietà straniera in quanto proprietà straniera. Auspico per il Pescara soprattutto tanta serenità aziendale, tanta continuità aziendale, e soprattutto ritornare a certi livelli, che è quello che quella città e quella maglia comunque meritano. Fatto che possano esserci stati dei problemi negli ultimi anni, parlo delle retrocessioni, della mancata promozione, che sono, come dire, oggettivi, in qualche modo danno l'idea del fatto che probabilmente Sebastiani vive in qualche modo, non ha un appoggio dal territorio. Quindi se può essere d'aiuto un appoggio dall'esterno del nostro territorio, ben venga. Bisogna sempre capire che appoggio è, perché ripeto, gli americani puntano al business, o perlomeno gli stranieri in generale puntano al business. Oggi il calcio italiano rappresenta una risorsa infinita, perché si trova ai minimi storici del suo rendimento, e quindi loro acquistano proprietà italiane perché sono convinti che tra qualche corso saranno apparentemente elevati a un economico importante. Quindi sì, mi sentite? Sì, adesso sì. Mi sentite? Sì, ecco, sì. Dicevo, gli stranieri, gli americani in particolare, stanno investendo tanto nel calcio italiano perché in questo momento è ai minimi storici, e quindi le società costano poco, sono ancora abbordabili. L'obiettivo è riportare il calcio italiano a un livello importante e soprattutto per far sì che appunto possano monetizzare il loro investimento. Quindi capire chi possa avvicinarsi al Pescara per essere di supporto, per sostituirsi all'attuale proprietà, e sarebbe importante avere la sicurezza della qualità di queste persone. Essere straniero di per sé non è un certificato di qualità. Allora, l'ultima domanda sì, di Andrea Costantini, prego, e lasciamo Pier Francesco. Buonasera Pier Francesco, due considerazioni. Una, intanto, sulla più stretta attualità, è un momento particolare nello Spezia, perché se non sbaglio sta per salutare un allenatore e tra poco ne arriverà un altro. Come state vivendo questa fase? Io credo che si è tutti utili e nessuno indispensabile. L'anno scorso è andato via Vincenzo Italiano, sembrava che fosse andato via Gesù. Eravamo tutti morti, seppelliti, sepolti, il calcio a Spezia era finito. È arrivato Thiago Motta in punta di piedi, si è rimboccato le maniche e ha compiuto quest'altra prodezza. Quindi se Thiago dovesse avere, come sembra, delle altre richieste di squadre più blasonate dello Spezia, è giusto che abbia l'opportunità di giocarsene le sue carte. Di contro, insomma, voglio dire, ci cercheremo un altro allenatore, non è quella non è quello il problema. Però, ecco, Pier Francesco, poi legandomi è il sistema che funziona, non è l'allenatore che fa la differenza. Certo, legandomi alle considerazioni che hai fatto alla domanda di Paolo Renzetti,
Ma cosa rende un club di Serie C appetibile per un gruppo di investitori o per un imprenditore che arriva dall'estero, Australia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra? Cosa può rendere attraente di un club di Serie C un investitore estero? La prospettiva di poter fare guadagno, quindi avere un settore giovanile florido, probabilmente un basso livello di debito. Si parla molto dello stadio, territorio qui a Pescara, da cui attingere. Ma lo stadio di per sé potrebbe essere un boomerang, attenzione, non perché siamo in tema di Australia, ma i stadi bisogna saperli gestire. Noi non abbiamo risorse in Italia in grado di gestire gli stadi, perché non ci sono stadi, gli stadi privati sono tre. Quindi come si fa a far fare esperienza a dirigenti che gestiscono gli stadi? Quindi lo stadio di per sé non porta beneficio se non lo si sa utilizzare. È come avere una Ferrari e andarsi a schiantare la prima curva. Bella la Ferrari, ma se non la sai guidare è un po' complicato. Si parla di eventuali progetti di riqualificazione dello stadio. Questo potrebbe essere, diciamo, l'aspetto. Si parla. Che significa? Vuol dire tutto e niente. Uno stadio deve essere una struttura funzionale all'interno di un contesto urbano. Se lo stadio non produce utili, non produce, come dire, se aprite una palestra all'interno dello stadio Adriatico non ci va nessuno, sarà più bella palestra di Pescara, ma non ci va nessuno. Cioè bisogna creare un contesto, bisogna lavorare sul territorio, bisogna lavorare in mezzo alla gente per dare un'idea di successo, di funzionalità, di prospettiva. Oggi credo che a Pescara manchi soprattutto l'idea di prospettiva, si naviga un po' a vista, ecco. Per Francesco, grazie per questo contributo, ovviamente buone vacanze perché stanno arrivando dei giorni di meritato riposo. Complimenti ancora per la stagione che avete concluso e in bocca al lupo ovviamente per il prossimo campionato di Serie A. Grazie ancora da Pescara, Pier Francesco Visci, un saluto. Crepi, un abbraccio a tutti. Grazie. No, Pier Francesco. È entrato un altro ospite, andiamo in pubblicità e poi torneremo in diretta tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 38 minuti, torniamo in diretta dallo studio centrale di TV6, abbiamo avuto già i primi ospiti, tra i quali il direttore organizzativo dello Spezia Calcio, il pescarese Pierfrancesco Visci. E a proposito di Pescara, però cambiamo sport, cambiamo attività, riguarda sempre Pescara comunque. L'ultimo weekend è stato molto emozionante nell'ambito della pallanuoto per un pareggio alle Naiadi tra il Pescara e l'Ischia nel campionato di Serie B, pareggio conquistato negli ultimissimi istanti, pareggio che permette al Pescara Pallanuoto di restare al comando della classifica tre giornate dalla fine, con due punti di vantaggio proprio sull'Ischia. Ischia che a tre minuti dalla fine della partita di Pescara aveva tre gol di vantaggio. Un finale miracoloso, è stato raggiunto il pareggio con De Vincentis a 12 secondi dalla fine e quindi il Pescara resta al primo posto con 40 punti, con due lunghezze di vantaggio sull'Ischia e con ben 9 punti sull'Arechi. È stato dunque un weekend emozionante per l'allenatore Franco Di Fulvio, che festeggia nella propria famiglia anche il tricolore grazie al figlio Francesco, che è diventato campione d'Italia con la formazione del Recco. Era d'obbligo dunque avere in collegamento l'allenatore della Pescara Pallanuoto, Franco Di Fulvio. Buonasera Di Fulvio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, grazie a voi di avermi invitato. Insomma, un weekend da mettere in risalto per il vostro risultato emozionante e per lo scudetto del figlio Francesco. Però quale le ha dato più emozione? Ovviamente il pareggio in casa con l'Ischia. Sicuramente la partita del Pescara. Io sono tifoso del Pescara, non sono tifoso del Recco. Il Recco lo seguo perché c'è Francesco, sono simpatista, ma sono un ultras del Pescara. Quindi ho gioito per questo pareggio ottenuto in maniera veramente roccambolesca, che ci permette di mantenere la testa della classifica contro una squadra che, chiedo scusa, contro una squadra che oggettivamente è stata costruita proprio per fare il grande salto e che oggettivamente ha qualcosa in più di noi sulla rosa, diciamo. E quindi è un'impresa stare in questa posizione in questo momento. Avete riconquistato anche il gran pubblico che negli ultimi anni, per vari motivi, senza starli qui a rimarcare, ovviamente non poteva più seguire la squadra. Insomma, questo sport che ci ha dato grandissime emozioni nel passato sta ritornando ad alti livelli. Sabato c'è stato il Pirone United, anzi voglio ringraziare il pubblico perché ha trascinato la squadra nel finale. E sicuramente non è il pubblico che dell'87, dell'88, quando tu venivi a fare telecronaca alle Naiadi, quindi venivi anche a fare telecronaca in trasferta in giro per l'Europa. Però è chiaro che dobbiamo rimanere nella nostra dimensione. Stiamo facendo un campionato di B, occupiamo una posizione di classifica che non era prevista all'inizio del campionato, che era iniziato per fare un campionato più tranquillo rispetto all'anno scorso, e cercando di valorizzare i sei ragazzi che abbiamo inserito quest'anno dall'Under 17 nella nostra prima squadra.
Ecco Franco, spieghiamo per chi ci segue da casa, chi arriva al primo posto effettuerà questo spareggio playoff al meglio delle tre gare con la bella in casa, no? La Serie B in Italia ci sono quattro gironi da 10 squadre, una. Noi siamo in girone 3. Dovessimo fare i primi e incontreremo la seconda del girone 4, dovessimo fare secondi incontreremo la prima del girone 4. Adesso noi diciamo che ci manca un punto per essere matematicamente nei playoff, che sicuramente faremo nelle prossime gare se dovesse la terza fare 9 punti, quindi se non dovesse fare saremmo già nei playoff, però a questo punto bisogna cercare di fare i primi, anche se abbiamo nelle prossime tre partite abbiamo due partite molto molto difficili in trasferta contro le uniche squadre che insieme a noi hanno dato punti all'Ischia, quindi due squadre ben attrezzate come il San Mauro e l'Arechi, e poi abbiamo un'altra partita, sarebbero quattro in casa in classifica, no? Sarebbero sì, quarti e terzi in classifica, e sono, ripeto, le uniche squadre che insieme a noi sono riuscite a levare qualche punto all'Ischia, quindi sono trasferte molto 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 difficili. Molto, ma qual è la situazione più grande per Franco Di Fulvio? Quando ti hanno chiamato per guidare la squadra che porta il nome di Pescara è stata già una grande soddisfazione, oggi essere primi in classifica lo è ancora di più, e quando si siede su quella panchina credo che il primo pensiero è rivolto da parte tua sempre a Gabriele Pomiglio. Guarda, io quando inizio da allenatore, io ho fatto allenatore così sporadicamente perché non ho molto tempo, perché faccio un lavoro un po' che mi occupa molto tempo. E mi ricordo quando il primo anno che ho fatto allenatore, Gabriele mi chiamava a fine di ogni partita, voleva sapere il risultato, voleva sapere come avevo gestito la partita, era un mio tifoso, e se sono qui anche grazie a lui che mi ha sempre incoraggiato, sempre incoraggiato. Per te sarebbe un sogno riportare il Pescara in Serie A? Ma sarebbe un sogno, perché io purtroppo sono prima tifoso e poi allenatore di questa squadra, e adesso sicuramente dei calciofili mi stanno sentendo, è come se, non so, un interista allenasse l'Inter. E io sono tifoso di questa squadra, io quando mi metto la divisa il sabato per andare a fare la partita mi emoziono, per me è un'emozione, quando fischia l'arbitro anche se una partita magari scontata, una partita facile, per me è una grande emozione. Ho proprio il bisogno, mi piace proprio il contatto epidermico col giocatore quando esce. E questo quando ti aiuta, entra. Il fatto del senso di appartenenza, definiamolo così. Il senso di appartenenza aiuta tantissimo la squadra. Se mi dai un minuto in più ti dico, il senso di appartenenza io quest'anno l'ho preteso, perché quest'estate, grazie anche a Giampiero Lattanzio che si è prodigato, io ho, non dico preteso, però ho chiesto una squadra di soli pescaresi e di soli giocatori provenienti dal nostro settore giovanile che la società mi ha dato. Noi abbiamo una società solidissima, c'è Cristiana Marinelli, Stefano Properzio, Luigi Cerasoli, quindi avessimo fatto qualche capriccio per qualche giocatore, per qualche altro giocatore, sicuramente ci avrebbero accontentato, però io ho voluto una squadra di pescaresi, e sono arrivati Carlo e Stefano, che sono due giocatori che ci hanno fatto fare sicuramente un grande salto di qualità, ma che hanno anche risvegliato l'entusiasmo dei, chiamiamoli, più grandi, dei senatori che giocavano l'anno scorso, che per una serie di motivi, soprattutto per il fatto che è stato il campionato del Covid, quindi noi siamo allenati a Nubiana, che è un impianto bellissimo, una piscina che è una bomboniera, ma non è sicuramente un campo adatto a preparare partite di pallanuoto, è quasi una squadra di calcio se allenassi in un campo di calcetto. E l'arrivo di questi due giocatori ha ridato anche entusiasmo, ha risvegliato l'entusiasmo in questi, di questi altri, chiamiamoli, senatori, e ha molto responsabilizzato i giovani che abbiamo inserito, che hanno capito che hanno un'occasione più unica che rara di far parte di una rosa di così alta qualità, e quindi c'è un mix, diciamo, per riuscire bene. Di Fulvio, le faccio un'ultima domanda, ti faccio un'ultima. Enrico, scusami, no, sì. Scusa, siccome ci conoscono tutti, se mi dai del lei facciamo ridere tutta Pescara. Stavo dicendo questo, non posso darti del lei, mi hai proprio anticipato, non posso darti del lei. Quindi, ecco. Prima di lasciare la voce agli altri amici, volevo chiederti, ma calcio e pallanuoto possono, non dico tornare a quei livelli, ma avvicinarsi a quei momenti? Devono. Pescara è una città molto esosa per lo sport, il pescarese pretende purtroppo, e quindi chi sta al timone di questa città sportiva deve fare in modo di dare,
però poi quando dai la città ridà e ridà anche tanto. E lo sappiamo per i campionati di Serie A che abbiamo visto col Pescara e anche i campionati che abbiamo visto col Pescara parlando in Serie A. Ti ricordi che le Naid, insomma, avevano una tribuna di 4.000-5.000 persone erano sempre piene. E allora, potrebbe Toto, essere Toto De Leonardis, una domanda flash per Franco Di Fulvio, il coach che riporterà la pallanuoto in Serie A. Ci diamo del lei, ovviamente, vero Franco? Sì, sì, Toto, io ti chiamo Bomber. grande Franco. Dovevo dire due cose. La prima è quanto vi ha aiutato a avere questo nuovo boom, chiamiamolo così, questa rinascita, il fatto di aver recuperato le Naiade, perché insomma i problemi vostri sono stati anche quelli degli anni passati, per i problemi di allenamento, è stato un tormento, voglio dire. Le Naiade sono fondamentali per noi, per una questione logistica, perché ci consente di fare allenamento di pallanuoto. Ripeto, Nubiana è stata per noi è stata un lusso, una palestra tenuta benissimo, una piscina pulitissima, però ripeto, non sono strutture adatte a una scuola di pallanuoto. La pallanuoto serve il campo regolare, serve la piscina con una certa profondità, una certa larghezza e profondità. E poi, per non parlare delle partite in casa che giocavamo ad Ancona, e chiaramente si affievolisce l'entusiasmo da parte della stampa, da parte dei ragazzi, da parte di tutti. È come un campionato fatto per forza, tanto per. Quest'anno siamo passati alla stella del sale perché le Naiade è casa nostra. Il sabato giochiamo davanti a un pubblico sempre numeroso che ci sostiene, siamo seguiti anche perché stiamo facendo un buon campionato, anche di più dalla stampa, la vedo molto più presente, tutti i ragazzi stanno, questo sempre per merito dei ragazzi, sia ben chiaro, ci stiamo levando belle soddisfazioni. Credo anche cosa ti ha detto Manelesti Arte a fine partita? Ma nel certo è stato emozionante vederlo, è venuto dentro, lui con molto senso di sportivo non è venuto nello spogliatoio, perché mi ha detto ancora avete vinto, perché io poi gli ho chiesto guarda Mane per favore vieni nello spogliatoio perché lo volevo presentare a tutti i giocatori, e lui giustamente, io l'ho capito dopo, si è rifiutato perché ha detto lo spogliatoio è una cosa vostra e ancora avete vinto niente, e ha perfettamente ragione, però con Manella insomma ci sentiamo spesso, mi ha dato qualche consiglio dopo che aveva visto la partita, l'ho presentato ai miei giocatori, poi sono usciti anche i giocatori dell'Ischia che si sono voluti fare dei selfie con Manel, tutti contenti che lo vedevano, e chiaramente è stato il giocatore più forte di tutti i tempi di questo sport, e quindi chi fa questo sport lo conosce. E, insomma, vederlo di persona è sempre una grande emozione, penso. Facciamo tutti il tifo per te, riporta il Pescara in Serie A. Grazie a Franco Di Fulvio, grazie per questo finale di stagione, un saluto a tutti i pescari. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie a tra poco. Ciao, Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti.
un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:56 minuti, riprendiamo il discorso sul calcio. Sono sempre collegati con noi i colleghi Antonio Leonardis, Francesco Di Francesco, Paolo Renzetti e Riccardo Clinco. Adesso avremo un nuovo collegamento. Intanto c'è una notizia dell'ultima ora, sì, di Andrea Costantini, che riguarda i playoff di Serie C. Sì, perché c'è la possibilità di uno spostamento della gara di ritorno della finale playoff tra Palermo e Padova. Perché? Perché a Palermo ci sono le elezioni comunali, quindi sarà una giornata molto intensa quella del 12 di giugno. Allora i due club e la Lega stanno valutando l'ipotesi di anticipare la finale di ritorno a sabato 11 giugno. Vedremo. Bene, vorrei ripartire da Paolo Renzetti, perché lui ci aggiorna anche sulle colonne del Corriere dello Sport. Ovviamente la testata romana ti chiede sempre novità sugli sviluppi societari. Il tuo punto di vista, cosa succederà a breve? Qualcosa dovrà succedere. Io credo che ormai, insomma, il tempo stia iniziando a stringere e ora, diciamo, di iniziare a mettere, come si suol dire, i puntini sulle i. È chiaro che non è ancora tardissimo, però in questi giorni, in queste ore che si inizia a programmare ovviamente la prossima stagione, quindi io credo che a questo punto già dalla prossima settimana si debbano e si possano avere le prime risposte. Chiaramente più passa il tempo, insomma, più i tifosi si aspettano delle novità. È chiaro che, insomma, si aspettano delle risposte, e esatto, forse qualche, esatto, risposta ce la può dare il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera presidente. Ciao Enrico, buonasera a voi. Come va? Sera. Ciao. Buonasera presidente. Ciao. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Ciao caro. Senta, sentito, Paolo Renzetti vuole una risposta, mettiamo i puntini sulle i, nel senso, in questi giorni Sebastiani esce di scena, vuole sapere, continua da solo, sarà affiancato. Mi piace che lo vuole sapere solo Renzetti, sì. Lui se lo chiedeva poco fa e la risposta gliela dà il presidente. Ma io credetemi, questa città non la faccio fatica a capirla, perché da un lato c'è Sebastiani, vattene, dall'altra parte con le risposte a Sebastiani se ne va.
cerca di andarsene, poi se ci riesce bene, se non ci dovesse riuscire, siccome è una persona seria e ha sempre mantenuto fede agli impegni, farà quello che ha fatto negli ultimi anni, cioè iscriverà la squadra e cercherà di mantenere una società dignitosa nel campionato di appartenenza. Ma sicuramente il primo pensiero è quello di Sebastiani Vattene, di andarsene. Tutto qua. Come è Vigorito? Ma sai, lì secondo me è ancora peggio, perché poi dopo ogni mondo è paese, come si suol dire. Contestare uno come Vigorito a Benevento significa veramente la fine del mondo, perché a parte quello che ha investito negli anni nel Benevento, quello che ha fatto vedere alla Benevento sportiva questo presidente, però oggi mi fa piacere aver letto una replica di quelli che sono i tifosi, che molte volte sono silenziosi, no? Che sono quelli che apprezzano invece quello che è il lavoro che tu fai. E a Benevento questo c'è stato, nel senso che i tifosi, quelli veri, ha detto: presidente, non stia a sentire 10 scemi che scrivono, ma vada avanti con il suo progetto, con il suo programma. Quindi voglio dire, credo che alla fine, conoscendo un pochettino il presidente Vigorito, credo che ascolti più la parte che ha un po' di sale in zucca e non quelle 10-15 persone che senza capire nemmeno di che cosa parlano, lo hanno invitato. Quindi non ha provato a dirgli: vabbè, se lasci il Benevento ci dai una mano a Pescara? No, non ci ha provato. Ma credo che se lui dovesse lasciare il Benevento si dedicherà all'Ippica, perché non credo che anche lui avrà mai intenzione di rientrare nel calcio. Io non credo che lascerà il Benevento per tanti motivi, perché lui è una persona seria e quindi non lascerà sicuramente il Benevento così in mezzo a una strada, non lo fa perché ci sono tante cose che lo legano alla città di Benevento, l'amore che aveva il fratello per questa società, tutta una serie di cose che sicuramente lo porteranno a ritornare sui propri passi, ma certamente alle volte, se uno dovesse veramente stare a sentire le chiacchiere, dovrebbe veramente dire: ma sai, fate una bella cosa, fatevela voi, andate avanti. Purtroppo, però, come sempre dico io, bisogna lasciarsi scivolare sul piano inclinato della propria indifferenza tutto quello che viene da persone che non hanno nemmeno senso. Allo stato attuale, quindi, l'ipotesi più probabile è che venga affiancato, cioè l'ipotesi dell'ingresso in società di qualcuno intenzionato a darle una mano? Ma io credo che sia proprio questa la strada che andremo a chiudere, perché poi di fatto purtroppo io ci ho provato con tutto me stesso, e qualcuno che viene qui e che ti toglie le castagne dal fuoco e ti dice: vabbè, ci penso io, è difficile da trovare, anche perché obiettivamente poi parlano per noi, parlano anche i numeri, perché poi chi deve entrare in una società non è che quando fa la due diligence non guarda solamente se tu c'hai un debito di 100 e un patrimonio di 100, c'è cioè un debito di 50 e un patrimonio di 50, ma guarda pure quelli che sono gli altri numeri, guarda quanta gente viene allo stadio, quando incassi, quando fai una partita, perché a me dispiace tornare su certe cose che magari fanno pure male, però la verità è una, forse fa male, la verità fa sempre male. Se tu per fare una partita spendi 24-25 mila euro e ne incassi 12, io non so dove sono le pretese di questi tifosi che vogliono vedere una squadra di Serie A, perché poi la squadra di Serie A la vediamo e arrivano a tifare Juve, Milano e Inter, e quindi voglio dire, io ho sempre detto, ho sempre apprezzato e ringraziato i tifosi veri, anche se mi mandano all'altro paese non me ne frega nulla, ma li ho sempre ringraziati perché almeno ci sono. Però questa è una piazza che non è che risponde come dovrebbe, pertanto anche quelli che devono venire ad investire in questa città non guardano solamente se io ho un campo sportivo, se ce n'ho due, se ho 100 euro di debiti, se ho 100 euro di capitale. Guardano tutta una serie di numeri che Pescara purtroppo non ha, e quindi bisogna essere obiettivi e riconoscere quello che siamo.
Purtroppo Pescara è una città anche molto presuntuosa, noi pescaresi siamo belli buoni, ma siamo anche parecchio presuntuosi. Allora faccio l'ultima domanda e poi lascio il microfono agli amici collegati, oltre ad Andrea Costantini. Proprio in serata si è parlato dell'interesse di una cordata con l'innesto anche dell'ex direttore sportivo Daniele Dell'Icarri, che potrebbe anche avere un incarico nella nuova società. Cosa c'è di vero? Ma guarda, Enrico, senza fare nomi di chi e chi è, di quale gruppo chi o quale persona potrebbe entrare nel Pescara, questa cosa l'ho anche già diciamo ribadita e confermata a qualche tuo collega. Questa cosa è vera anche perché Daniele, sapete il rapporto che io ho con Daniele, sapete, non lo sapete, ve lo dico io, che negli ultimi anni, avendo girato un pochettino in tutta Europa e non solo per il suo lavoro, in più di un'occasione mi ha messo in contatto con delle persone interessate ad acquisire dei club. Ma qualcuno di questi poi ha comprato realmente un club in Italia che non era sicuramente Pescara, ma lo ha fatto per quei discorsi che facevo prima, perché ripeto, ci vogliono i numeri per avere un appeal e noi questi numeri non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo essere già contenti se c'è qualcuno che è interessato a venire con noi. Quindi corrisponde al vero anche eventualmente la collaborazione tecnica di Dell'Icarri, con il quale lei ha lavorato, ha vinto anche un campionato importante, profondo conoscitore del calcio e uno degli elementi più quotati sotto il punto di vista tecnico. Ma io non ho nessuna difficoltà a dire che con Daniele ho lavorato, mi sono trovato bene, anzi più che ho lavorato l'ho portato io nel Pescara, quindi non ho nessuna difficoltà a dirlo e a confermarlo. E non ho nemmeno nessuna difficoltà a dire che se dovesse arrivare qualcuno che mi indica il nome di Dell'Icarri come direttore, io non avrei nessun tipo di problema, non opporrei nessun tipo di resistenza o di considerazione diversa, perché conosco i valori di Dell'Icarri, conosco quello che vale dal punto di vista lavorativo, ma come ce ne sono tanti altri. In Abruzzo credo che ci siano tanti direttori bravi in questo momento, perché Daniele è bravo, perché Marcello Di Giuseppe è molto bravo, perché l'attuale direttore dell'Ancona, Micciola, è un direttore che io apprezzo molto, e ci sono tanti, adesso magari dimentico qualcuno e non me ne voglia nessuno, ma ci sono veramente tanti direttori che sono bravi, Fabio Lupo che oggi ha la spalla, ci sono tanti profili. Ieri sera per esempio guardavo la semifinale tra Padova e Catanzaro, vedere sulle panchine di questi due club due allenatori di Pescara, così come nella finale Monza-Pisa, un allenatore di Pescara come Luca D'Angelo, per me che amo lo sport è un motivo di orgoglio e di soddisfazione. E così parlo dei direttori che qui ce ne sono veramente diversi, molto molto bravi. Scalpitano i nostri amici, allora domande flash così tocchiamo più argomenti. Totò De Leonardis. Ciao Presidente, allora intanto quello che ha detto è quello che più o meno pensavo, ho già espresso la mia idea anche nelle puntate precedenti, cioè quella di rinforzare la società piuttosto che andare alla ricerca di questi fondi che per i quali, come sottolineava prima di te Visci, che sta allo Spezia, il fondo arriva qui per fare degli utili, per fare business, voglio dire, quindi non è tutto l'altro modo, voglio dire, a parte, sì, dimmi. Ha ragione Visci. Sì. Purtroppo quando si parla di queste cose a Pescara sembra quasi di parlare di bestemmiare, no? Perché esatto, sì, quello che stavo per dire. Qui credono tutti che arriva il salvatore della patria da qualche parte, che viene qui e butta milioni di euro per il solo piacere di sentirsi dire bravo. Lo sport, il calcio, è diventato un'azienda come tutte le altre. Quelli che vengono in Italia ad investire non ci vengono certamente per fare piacere a Tizio, a Caio, a Sempronio, ma ci vengono perché in un piano industriale, un progetto industriale, vedono un ritorno del capitale. Se poi questo ritorno non c'è perché hai sbagliato qualcosa, può stare, perché questo può succedere anche nelle aziende normali, ma se uno sa già in partenza che deve venire qua a buttare i soldi, probabilmente non ci viene per niente. Quindi c'è ragione in pieno su questa cosa.
Sì, ma è una cosa che ribadivo anch'io da diverse settimane, perché credo appunto che nessuno venga a regalare dei soldi, cioè un concetto sbagliato, fuori senso. Ma a parte questo, devo dire, tu dai, ho letto alcune interviste tue sulla necessità di ripartire dai giovani, anche questa è una cosa che ho sottolineato più volte, visto che in effetti credo che il tuo lavoro vero è stato in questi ultimi anni, quello di costruire un settore del giovanile all'avanguardia, sia con le strutture che con il lavoro fatto. Per cui quello di puntare, cioè di invertire un'inversione di rotta anche rispetto alla passata stagione, cioè quella di puntare soprattutto sui giovani, anche giovani che sono nel vivaio. Poi magari tu qualche giocatore lo vendi prima, magari resta in società, però credo che Pescara in questo momento abbia la fortuna, tra l'altro, di avere un patrimonio a livello giovanile, che sia quella la strada più giusta per andare avanti, a prescindere da quelli che possono essere gli obiettivi. Diamo la risposta. Come ne pensi? Totò, sono pienamente d'accordo con te, ti dico anche di più. Nel mio progetto che presento a questi interlocutori con i quali sto discutendo in questi mesi, c'è una voce che è fondamentale quando parlo. Poi magari qualcuno ti dice, ma sai, io voglio vincere. Bene, se vuoi vincere vai avanti per i fatti tuoi, perché per me vincere fa parte di un percorso. Ho sempre proposto a tutti, ho le carte, quindi non lo dico solo per fare così in teoria, ho sempre proposto a tutti una parte dell'investimento da dedicare all'acquisizione di giovani bravi in giro, cioè allo scouting. Perché se il Pescara è arrivato fin qui, considerando la proprietà del Pescara, perché come ho sempre detto non siamo né Berlusconi né Moratti, non siamo uomini importanti, siamo degli imprenditori normali che vivono bene, ma non si possono permettere certamente di buttare 5-6 milioni l'anno dentro una società di calcio. Se il Pescara è arrivato fin qui, c'è arrivato per il motivo di cui ti parlavi tu, cioè di aver lavorato bene nel settore giovanile e di aver potuto avere la possibilità ogni anno di magari di vendere qualche giocatore e di investire quei soldi nel budget dell'anno successivo. Può piacere o non piacere, ma questa è la politica del Pescara, perché si fa presto a parlare con i soldi degli altri o con gli impegni degli altri. Quindi il Pescara può fare questo e l'ha sempre fatto e lo continuerà a fare. Poi se arriverà qualcuno, se dovessimo avere la fortuna di incontrare sulla nostra strada anche noi un Berlusconi piuttosto che un Kraus del Parma, piuttosto che qualcun altro, essendo noi tifosi del Pescara, i primi tifosi del Pescara, saremmo felicissimi. Ma siccome non è così semplice, andiamo avanti per quello che possiamo fare. Noi abbiamo sempre dato una dignità importante a questa società. L'unica cosa che mi dispiace, ma gli addetti ai lavori lo sanno benissimo, che questa è una società che fuori dai confini pescaresi come un gioiello, a Pescara siamo dei coglioni. Quindi questa è l'unica cosa che mi dispiace, ma mi dispiace fino a un certo punto, perché poi alla fine è evidente che devi andare avanti per la tua strada. Bisogna sempre capire chi fa questo tipo di valutazioni, quindi lasciamo. Enrico, questo devi far scivolare tutto sul piano inclinato della tua indifferenza. Però sono contento per Paolo Renzetti, che ha una notizia per il Corriere dello Sport, quindi Daniele Dell'Icarri potrebbe essere il nuovo direttore sportivo. Paolo, intanto chiedi al Presidente quello che vuoi. Sì, brevissimamente, intanto saluto il Presidente e volevo fare due micro domande. La prima, siccome il tempo stringe, diceva il Presidente che sta lavorando da più di un anno per diciamo dare nuovi dirigenti o comunque per rinforzare questa veloce società. Paolo, però sì ma velocemente, siccome siamo ormai a giugno, insomma c'è un limite di tempo che si è dato, perché in questi giorni si inizia a programmare la prossima stagione. La seconda domanda: visto che si parla di un possibile ritorno di Dell'Icarri, se non ricordo male, quando Dell'Icarri era dirigente del Pescara, sulla panchina del Pescara c'era Zeman. Però io ho notato dalle parole del Presidente negli ultimi tempi una certa freddezza sull'eventuale ritorno di Zeman. Paolo, volevo scusami capire se ti metto fretta, se no non c'è spazio per tutti gli altri. Quindi Zeman, la seconda domanda, e il limite di tempo per qualche... No? Paolo, allora, intanto il campionato di Serie C ancora non finisce.
12 e quindi fino a quella data c'è tempo per ragionare e parlare con tutti. E, tra le altre cose, nonostante io stia lavorando quasi esclusivamente in una direzione, in questi giorni non è che dormo, quindi lavoro anche per quest'altro aspetto. Certamente non lavoro sui giornali, lavoro in casa mia, lavoro nei miei uffici e porto avanti quello che devo portare avanti, perché già per fare l'iscrizione di questa società, perché poi è bello parlare, è bello che tutti quanti dicono la propria, ma da qui al 22 ci vogliono quasi 1.800.000 euro e qualcuno direbbe chi ci li potrebbe dare questi 1.800.000 euro. Quindi se il Pescara non avesse lavorato come ho sempre lavorato io, probabilmente oggi sarebbe un problema arrivare a quella data e avere l'iscrizione. Invece il Pescara questo problema non ce l'ha. E detto questo, non è una nota di merito, perché quella dovrebbe essere una cosa normale per tutti nel momento in cui una società è in piedi. Quindi Paolo Renzetti, da 1 a 100 vuole sapere, anche Zeman, quanto può tornare da 1 a 100? Ma io ripeto, se dipende da me, solamente da me, è difficile che torni Zeman. Lo dico con tutta l'onestà. Così come vi ho detto che può essere possibile un ritorno di Delli Carri. Perché, Presidente? C'è. Perché diciamo, sì, c'è questa freddezza da parte sua? Perché nella vita... Perché nella vita ci sono anche i rapporti tra le persone e credo che sia una cosa importante avere un feeling, avere un giusto rapporto, avere una considerazione di un certo tipo, avere tante cose che magari, sai, in un rapporto si rompono i matrimoni, quindi figurati se non si può rompere un rapporto tra una società di calcio e il suo allenatore piuttosto che il suo direttore sportivo, ci mancherebbe. Presidente, mi dicono dalla regia un attimo di correggere l'inquadratura perché è scesa troppo. Benissimo. Allora, Paolo, soddisfatto? Sì, possiamo passare un altro? Sì, sì, ci mancherebbe, sì, come no. Tanto dal tuo volto, però. Allora, vediamo un po'. Francesco Di Francesco. Francesco, tu sei bravo, sei televisivo, hai tempi ristretti, sì. Telegrafico, oggi ci sono più possibilità di cedere la società o che tu venga affiancato persone a te gradite che ti danno, scusami, Francesco, sicurezza? Ti sei allontanato perché ne abbiamo parlato. Ce l'ha detto. Allora Francesco, però ti rispondo perché tu lo sai, ti voglio bene, quindi ti rispondo anche se ti stanno trattando un po' da rinco, perché ti hanno, sono abituati alle domande lunghe, quindi quando c'è una domanda telegrafica si spandano. Ma l'abbiamo parlato. Francesco, bravo Francesco. Forza. Francesco, tu lo sai, ti voglio bene, a te rispondo sempre. Quindi detto questo, il mio interesse principale era quello di trovare qualcuno che venisse e mi sostituisse. Siccome questo vedo che non è così imminente e soprattutto non è così, non è poi quello che vogliono quelli che devono venire a Pescara, con molta probabilità arriveranno delle persone che mi affiancheranno e daranno una mano al Pescara per poter fare bene per il futuro. Allora c'è Andrea Costantini, prima sì, di passare a Riccardo Clinco, perché con Riccardo dobbiamo fare un discorso particolare. Sì. Prego Andrea. Sì, buonasera Presidente. Qualche giorno fa un'intervista che ci ha rilasciato il Presidente Onorario Marinelli ci ha parlato di un gruppo che si era avvicinato, inglese, che poi però ha dirottato le sue attenzioni successivamente a Palermo perché c'è un altro tipo di bacino d'utenza. Noi abbiamo subito pensato che quel gruppo fosse il City Football Group, che fa riferimento insomma al Manchester City ma che ha anche altri club in giro per il mondo. Ci conferma che c'è stato questo abboccamento e per quale motivo poi non si è andati a buon fine? Se l'ha detto Marinelli, sì. Se l'ha detto Marinelli, sì, ma no, ma hai dato la risposta nella domanda. E quando uno ti dice che guardo Palermo, i motivi sono sempre gli stessi. Io quello che vorrei scusi, dire... È stata una trattativa o un semplice abboccamento? No, è stato un parlare di alcune cose, di alcuni progetti, di alcuni programmi, e dove noi abbiamo messo sul piatto l'unica cosa che ci poteva far fare la differenza, e cioè le infrastrutture, però poi di fatto, non so se l'ho appena detto perché anche io qualche volta mi sento un po' rinco,
Però poi alla fine contano i numeri, non conta solo il bilancio, non conta solo sapere se c'hai 100 euro di patrimonio o ce n'hai 100 di debiti. Conta sapere che tu a Pescara spendi 25.000 euro per fare una partita e ne incassi 12-13. Quindi chi ti guarda, poi guarda anche questi numeri che non sono solo quelli del bilancio, perché qui sono diventati negli ultimi anni, perlomeno sotto la mia presidenza, sono tanti tifosi commercialisti che però poi guardano solo quelli che vogliono guardare, non le realtà delle cose. Quindi le realtà delle cose dicono che a Pescara, tranne lo zoccolo duro, che ripeto sarà anche quello che mi manda all'altro paese, ma che io ho sempre ringraziato perché almeno sono presenti e vengono allo stadio, e il resto è disinteressato al club. Quindi io preferirei avere 10.000 persone allo stadio che mandano all'altro paese Sebastiani, ma almeno incitano la squadra, e non un disinteresse che magari è dovuto anche al fatto che la città offre tanto e quindi magari il calcio è un di cui. Ci sono piazze invece dove il calcio non è un di cui, dove ogni partita fanno 10.000 persone a prescindere dalla categoria da dove sono. Se pensiamo al Cesena in Serie D che aveva fatto 10.000 abbonati, quella è la risposta di una piazza. Se poi la piazza non risponde, poi non ci possiamo lamentare se qualcuno che ha interesse guarda anche questi numeri e non solo se c'hai 100 di fatturato o 100 di patrimonio o 100 di debiti. Senta Presidente, perché scusa Andrea, per finire, perché come giustamente diceva Totò prima, e chi viene a investire guarda il business, non guarda se mi chiamo Sebastiani, Rocchi oppure De Leonardis. Invece per quanto riguarda l'aspetto tecnico, prima Paolo parlava di Zeman. Lei ha detto: se io resto, se porto avanti io il progetto calcistico, daremo uno sguardo particolare ai giovani, sarà un progetto per i giovani. Allora le chiedo in questi termini se allenatori come, faccio dei nomi, Cudini, Campobasso, ex Campobasso, Caneo, ex Turris, ci metto anche il nome di Viali, anche se il Cesena aveva anche degli over importanti, se sono dei nomi che possono fare al caso del Pescara, se sta pensando a uno di questi profili. Ma sono i nomi che sono usciti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, anche perché sono, credo che sono anche gli allenatori che hanno fatto un pochettino meglio in questa ultima annata. Li ha sondati? No, non li ho sondati perché voglio aspettare che si definisca l'aspetto tecnico, anche perché non vi dimenticate che io ho sempre anche detto una cosa e non me la rimangio. Che se dovessi decidere solo io ho un allenatore e un direttore che stimo e quindi che sarebbero in cima alla lista. Siccome non sono io, non sarò e spero veramente vivamente al più presto di non essere solo io a decidere, mi consulterò con chi verrà con noi e se qualcuno dirà prendiamo Giovanni invece di Francesco, ascolterò anche quello che diranno gli altri. Per cui come ho detto sia a Luca Matteassi che a Luciano Zauri, ho detto loro che sono liberi di guardarsi intorno perché non voglio bloccare nessuno, però una cosa è certa, che se dovesse arrivare qualcuno che ci darà la possibilità di migliorarci, di fare qualcosina in più, è giusto che questa gente abbia anche la possibilità di decidere, di scegliere, di condividere quelli che saranno i programmi futuri, perché il mio interesse, la mia intenzione è sempre quella pian piano. Io l'avrei fatto volentieri in un'unica soluzione, però se non è possibile farmi un'unica soluzione, pian piano di farmi sempre di più da parte e lasciare spazio a chi invece vorrà fare e vorrà gestire questa società. Poi abbiamo lasciato per ultimo Riccardo Clinco, perché lui vorrebbe proporsi questa sera ufficialmente come allenatore? O come allenatore o come team manager. Possiamo trovare un accordo o è difficile questa situazione? Daniele, non è vero quello che dice Enrico. Io potrei proporre un biennale da 3 anni. E io l'accetto però. Riccardo, dai, l'ultima domanda. Daniele, ciao. Io credo una cosa, guarda, che il mondo del calcio, al di là di tanti valori, io devo dare atto che da quando io seguo il Pescara, tu hai portato dei giocatori, faccio un esempio, ho visto Monza Pisa, ho visto Bettella, ho visto Mancuso,
Cioè, ho visto dei giocatori, bene o male in quasi tutte le squadre di Serie A c'è un giocatore Zappa, passato da Pescara, quindi sul fatto di cercare i giocatori io credo che nessuno debba insegnarti nulla a te e ai tuoi collaboratori. Io credo che alla fine sia un problema puramente economico, nel senso che se tu avessi, fossi affiancato da qualcuno che ci mette un po' di soldi, ma quelli veri e non parole, io credo che non ci vuole tanto con la tua organizzazione a riportare in alto il Pescara. Il problema vero è che tu, che di bilanci te ne occupi forse più di me, sai perfettamente, e la gente deve sapere, che ci sono dei dare e degli avere, e quindi tu è vero sì che fai degli incassi, ma è vero è anche che hai una marea di spese e che la gente dice ma come mai poi sei costretta a vendere un giocatore piuttosto che un altro. Una domanda, Riccardo? La domanda è questa: io ho sempre sostenuto del fatto che tu non vada via, sono convintissimo che tu non vada via, perché un pochino ti conosco e io credo che se viene un presidente, scusate se mi allungo un po', la domanda è questa: abbiamo qualche speranza che arrivi qualcuno con un po' di drano pesante a darci una mano? Vabbè, mettiti insieme a Francesco Di Francesco. No, ma è una domanda. Io credo, Riccardo. Che... Non è una domanda, è una domanda. No, però io credo una cosa, no? Che nel mondo dello sport in generale, del calcio in particolare, entrino persone che hanno in animo di fare degli investimenti, di fare qualcosa. E lasciamo perdere il discorso, se magari guardiamo il discorso del Monza di Berlusconi con Gagliani, che è partito da Monza e quindi aveva gli interessi su questo club, l'hanno riportato in Serie A dopo 2 anni spendendo tanti soldi, facendo tante belle cose anche a livello infrastrutturale. Ma è difficile oggi trovare degli investitori che vengono a Pescara, perché ribadisco, noi possiamo pensare che Pescara sia la capitale del mondo, ma non è così, e quindi dobbiamo essere obiettivi e onesti, perché non abbiamo un brand spendibile nel mondo, ancorché io credo da pescarese di vivere nella città più bella del mondo, però purtroppo non è così per tutti, e non abbiamo qualcosa da proporre, perché se noi consideriamo che noi abbiamo avviato un processo per lo Stadio Adriatico, oramai sono 6 anni, facemmo una presentazione in grande stile con la Proger al porto turistico, dove c'era praticamente l'Italia del calcio e non solo, c'erano fondi di investimenti che erano venuti per questo tipo di investimento. Sono passati 6 anni e siamo ancora qui a discutere se le colonne devono stare in un modo o devono stare in un altro. Quindi, siccome io non credo che ci sono che c'è Babbo Natale in giro che viene a portare il dono al Pescara, ma credo che ci possa essere qualcuno che, guardando quello che abbiamo fatto, può pensare di investire dei soldi nel Pescara e pensare di ricavarne, di avere degli utili nel futuro. Per quello che dicevo prima, una parte di quello che io ho sempre messo nei budget con queste persone con cui parlo sarà riservata allo scouting, cioè a quel famoso progetto per il quale siamo andati sui giornali diverse volte, menzionati da gente che probabilmente non sapeva nemmeno di che cosa parlava, per il primo bond che è stato emesso dal Pescara, nel quale noi, per la lungimiranza di chi lo ha sottoscritto, e quindi mi riferisco alla fondazione all'epoca e quindi al professor Matoscio, per la lungimiranza di quest'uomo, noi abbiamo avuto la possibilità di comprare dei giocatori e di rivenderli e quindi fare plusvalenze. E la fondazione ha avuto la possibilità di investire del denaro ad una percentuale importante, ha ricevuto interessi e capitali, e io mi auguro appunto che ci siano investitori che capiscano che il progetto Pescara è un progetto valido e che ci aiutino a fare questo tipo di lavoro, perché il Pescara può crescere e svilupparsi solo in questa maniera. Credo che sia veramente molto, ma molto difficile che arrivino investitori importanti, come è successo a Roma, come è successo a Parma, come è successo a Firenze, che hanno voglia prima di buttare tanti soldi e poi di vedere cosa succede. Siamo proprio in chiusura, l'ultimissima. Daniele Delicari, direttore sportivo, l'allenatore Caneo della Turris, l'uomo più vicino alla panchina?
No, Enrico, in questo momento no, ma non Caneo, in questo momento no, perché non sappiamo né chi è il direttore sportivo, né chi sarà l'allenatore, né chi sarà il nostro partner, se ci sarà nel breve. Quindi io credo che queste domande a cui tu per le quali tu vorresti una risposta, credo che siano Clinco, prossimo proprietario del Pescara, perché comunque è in banca e magari un colpetto da 10-15 milioni lo può fare da solo. Bravo. Ringraziamo il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata presidente. Saluto velocemente tutti gli amici in piattaforma, Totò De Leonardis, Riccardo Clinco, Francesco Di Francesca e Paolo Renzetti. Grazie per essere stati con noi. Ringraziamo ancora per Francesco Vici, Franco Di Fulvio. Andrea, possiamo chiudere qui? Lunedì prossimo faremo un po' il consuntivo, il resumé. Grazie a Maurizio da qui in regia, a Loris Bennata alle telecamere. Grazie per averci scelto.